Ragazzi! Dicevamo col toro che il poker è servito, la Juve più bella, Torino è bianconera. Vamos Juve! Juventus Torino, il derby della Mole, sesta giornata Serie A, team live reaction fino alla fine. Vamos Juve! Vai, vai Juan, vai Juan! Io bello! Porca miseria, non è angolo! Vai Paolino! Tira fuori il giallo! Porco mondo, porco! Stai muto Baselli, stai muto! Bello! Vai Diba! Sì! Fuori! Vai Baselli! Sotto la doccia Baselli! Guarda tu! Discorre pure! Parla pure! Guarda! Bisognerebbe andare a rivedere queste azioni! Cioè, ma te rendi conto? E imparare ad accettare in questi casi! Discorre pure, oh! Incredibile! Incredibile! Discorre pure, oh! Vai Alexambo! Prendi il campo Alexambo! Bello! Ci è arrivato! Porco miseria! Io! Ristagnata poi a mezza altezza, senza finire. Sì, vai Douglas! The Flash! The Flash! L'elastico! Diba! Commissario! Subito! Io! Dietro! Bravo Liaic! Hai che la finiscete in 9 stasera, la finite sta partita! Ah, guarda che fallo che ha fatto lì! Bello! Dai Juan! 1, 2, 3, quel tiro! Così, grande primo tempo della Juve, Juventus Show, veramente il più bel primo tempo di questa stagione della Juve, 2-0, strameritato. Vamos Juve! Alexambo! Mamma mia! Sì! Grande partita. Mamma mia. Che lecca, oh. Douglas. Porca miseria. Guarda tu. La palla resta lì. Non è possibile. Porca miseria, che bombardamento stasera. Bello. Porca miseria. Dai che voglio il poker. Porca miseria. Che ci siete venuti a fare. Hai Lich. È finito, dai. Bello. Per lui. È finito. Porca miseria. Ma qua. Bello. Io. Dybala!
spettacolo, che spettacolo, fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben trovati, benvenuti in questo mio nuovo video. La Juventus più bella nella serata del derby della Mole, un roboante 4-0 che poteva essere anche un risultato ben più ampio. Alla fine il dato emblematico, che è la chiave di lettura di questa partita, sono i tiri: 23 tiri totali della Juve, di cui 10 nello specchio della porta del povero Sirigu, che è stato sottoposto ad un vero e proprio bombardamento bianco-nero. Apriamo le danze al minuto numero 16, dopo che abbiamo già sfiorato il vantaggio in diverse occasioni. Ruba palla, il pressing stasera è stato una delle armi vincenti di questa Juve, pressing ossessivo, davvero asfissiante a centrocampo. Lo facciamo bene con Pjanic, che innesca Dybala, che di sinistro fulmina Sirigu. Poi viene giustamente espulso Baselli, due falli di cui il secondo bruttissimo, è stato davvero ingenuo, sono arrivati a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro e chiaramente questa espulsione ha indirizzato già una partita che la Juventus stava portando dalla sua parte. Ma perché? La Juve è stata davvero immensa stasera. Raddoppiamo al 40° Cuadrado, pesca Pjanic dal limite, che di destro mette all'angolino alle spalle del povero Sirigu. Nella ripresa, che è stata un po' la falsa riga del primo tempo, con la Juve che è stata costantemente nella metà campo del Torino, al minuto numero 57 facciamo il 3-0 su calcio d'angolo con Alex Sandro, e poi dopo che abbiamo a più riprese sfiorato il poker lo troviamo al 91esimo, sempre con Dybala, di cucchiaio sull'uscita del povero Sirigu. Il Toro non ci ha capito praticamente nulla mai in partita, ma perché la Juve ha fatto il buono e il cattivo tempo. È stata una partita davvero strepitosa, una delle Juventus secondo me più belle della gestione Max Allegri. È tutto, primi in classifica a braccetto col Napoli, quelle che stanno dietro debbono trottare e svegliarsi, perché queste due squadre stanno davvero in questo momento volando. Vi saluto, sono stravolto, ai prossimi video, ci vediamo ovviamente al processo. Questa grande Juve, un ottimo viatico, perché prossima settimana torna la UEFA Champions League. Ciao a tutti e come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti!